Secondo voi le strade a Torre del Greco sono sicure per quanto riguarda il traffico? Assolutamente no. Come mai? È perché innanzitutto c'è il traffico, poi ci sono parecchie buche a terra e non vengono ripristinate e poi soprattutto ci siamo anche un po' noi cittadini che non ci sappiamo comportare, secondo me. Quindi secondo lei la causa anche degli incidenti che avvengono di solito, la maggiore colpa è dell'indisciplina degli automobilisti o c'è anche magari la scarsità di controlli? Beh, una buona percentuale è colpa nostra, però non c'è controllo, non c'è proprio la cura della sede stradale, secondo me. Spesso anche le persone che camminano a piedi cadono e magari hanno degli incidenti proprio dovuti a questa insicurezza nel camminare. I controlli dovrebbero essere fatti tutti i giorni, non è che vengono fatti un giorno sì, un giorno no, dovrebbe essere una cosa continua. Anche secondo lei la responsabilità maggiore degli automobilisti, della loro indisciplina? Sì, vabbè, l'indisciplina è una cosa che avviene da tanti anni, cioè non è che ci stiamo scoprendo adesso, però che dobbiamo fare? Ci vogliono i controlli. Lì c'è un po' da discutere perché non rispettano le strisce pedonali, i semafori non vengono tanto rispettati. Per quanto riguarda invece la sicurezza per la microcriminalità, io qui mi sento sicura perché abito a Genova e a Genova mi sento meno sicura. Che differenze trova? Ma qui non lo so, forse perché è il mio paese di origine, mi sento a casa. Non lo so, per me ci manca la vigilanza. Non so, a volte sono proprio su sporche, ruzze, ci manca un po' di tutto qua a Torre. Quindi secondo lei il problema maggiore è la mancanza di controllo e vigilanza più dell'indisciplina magari di automobilisti che sono causa di incidenti, possibili incidenti? Pure l'automobilista, ma è come? Perché se ci manca la vigilanza è la prima cosa che non gira bene, è proprio questo qua. C'è sicurezza per le strade? Di traffico c'è poca roba. Secondo lei la maggiore colpa è degli automobilisti, magari dell'indisciplina degli automobilisti o perché forse sono pochi i controlli? I controlli sono pochi e poi anche gli automobilisti sono indisciplinati, diciamo. Il traffico diciamo, è contenuto, però è tranquillo, non è che è caotico, se si cammina striscia lentamente ma cammina, non è oltre questo, non c'è. Quello è quando non c'è traffico che fa paura, perché nessuno rispetta i limiti. Secondo lei è dovuto alla maggiore indisciplina degli automobilisti o anche a una mancanza di vigilanza? Non è questione di vigilanza, è questione di educazione civica, solo questo. Dobbiamo imparare a stare un po' meglio la strada, in mezzo alla strada. Si può fare qualcosa secondo lei? C'è qualche soluzione? Senti, dovremmo essere un pochino più intelligenti, rispettare un pochino più le leggi, solo questo. Rispettarci un pochino di più, che noi siamo di qua, ci dobbiamo vivere, cerchiamo di vivere meglio possibile.